Nel percorso di questa settimana incontriamo tanti scienziati che abbiamo voluto invitare a raccontare della loro esperienza, della loro avventura scientifica. Oggi abbiamo la fortuna di avere con noi il professor Lucio Rossi e il professor Juan Cadenas. Per chi di voi ieri era presente all'incontro che hanno fatto, i prossimi minuti, diciamo, saranno un breve ripasso. Loro si occupano di cercare i mattoncini più fondamentali che costituiscono l'universo di cui facciamo parte. In particolare, il professor Rossi lavora sulla superconduttività applicata ai magneti del CERN, mentre il professor Cadenas tendenzialmente lavora sulla fisica delle particelle. Adesso ci spiegherà di che cosa si tratta. Vorremmo che fosse la possibilità per tutti di incontrarli per davvero, quindi io farò loro una domanda e poi ci sarà, per chi lo desidera, la possibilità di dialogare direttamente con loro usando il microfono qui a sinistra. Vi mettete semplicemente in coda. Grazie di essere qui. E io quello che vorrei chiedervi semplicemente, poi il microfono deve funzionare, è un po' di raccontarci di che cosa vi occupate, di quali sono i temi caldi di cui vi occupate, in particolare sottolineando se c'è qualcuno che per voi è stato fondamentale nel vostro cammino scientifico, qualche persona che vi ha segnato particolarmente. Grazie. No, mister, dai, dai. Buonasera a tutti. Più vicino. No, bisogna tenerlo più vicino. Guarda. Solo più vicino, sì. Sì? Si sente? Bene, bene vicino. Sì, vicino. Allora, grazie a tutti per venire qui a ascoltare un spagnolo parlare l'italiano come un giocatore di calcio, come dice ieri. Sono due... Cioè, ieri, infatti, il mio amico Fernando, che è qua, periodista spagnolo, mi ha detto: come mai che tu parli l'italiano? Dopo penso che si merita un'esplicazione prima di parlare della mia vita o del mio lavoro. La ragione per la che parlo un po' di italiano è perché, facendo la mia tesi dottorale al CERN in Ginevra, ho lavorato per tanti anni con il gruppo del professore Mirko Mazzucato di Padova. Erano tutti italiani, io ero l'unico spagnolo del gruppo, per quello non c'era opzione nessuna che imparare un po' di spagnolo. C'è una seconda ragione comunque profonda, era il fatto che al CERN all'anno 85 non c'era nessuno di spagnolo, erano tutti italiani, e in particolare il mio amico Antonio Ereditato, che era un italiano playboy bellissimo, che aveva la macchina, che aveva tante ragazze in giro, mi portava come la sua mascotta, penso che la parola mascotta è corretta, no? Mascotte, sì. Dunque, come la mascotta di Antonio Ereditato, poverino spagnolo che va in giro con lui, ho imparato più o meno a parlare come uno spagnolo che parla italiano. Bene? Dunque, cosa ho fatto dell'anno 83 fino qua? Ho fatto fisica dei neutrini. E la fisica dei neutrini è una cosa che fino a alcuni anni fa non era una cosa molto... da presumere troppo. Infatti io mi ricordo dell'anno più o meno 85-86, un'estate che sono ritornato a casa, alla casa d'estate con la mia famiglia e i miei zii, e ho ascoltato una conversazione di lontano tra il mio zio e il mio papà. Dunque il mio padre diceva: il mio figlio guarda al CERN, sta lavorando sui neutrini. E il mio zio, che era uno che vendeva mobili di officina, gli dici: allora, poverino non ha lavoro, vero? Dunque, con questi non ha lavoro ho passato tutta la mia vita, però il mio zio aveva un po' di ragione. Io non ho avuto mai un lavoro davvero, non sono uno che ha fatto cose utili, ha fatto cose inutili. Ha fatto rivelatori, apparati, strumenti complicati, per cercare di capire se il neutrino è la sua stessa antiparticella. Se il neutrino è alla volta materia e antimateria. E scusate, chi si frega? Qualcuno di voi si fregate? Se il neutrino è materia, se il neutrino è antimateria? Cioè, il mio argomento qua, per giustificare la mia presenza qua, è che è importante. E ci do due ragioni per quella importante. Una non pratica, l'altra pratica.
non pratica il fatto che il neutrino probabilmente è il responsabile che siamo qua adesso. Perché c'è l'universo originale, l'universo primitivo. Nell'universo primitivo la materia e l'antimateria sono create in quantità identici praticamente. Per quello il futuro di questo universo nascente, di questo universo che sorge dal Big Bang, è l'annichilazione, la materia trova l'antimateria, si produce energia, niente succede di più. Però c'è il neutrino, che è un agente doppio, come le pellicole di Spy, no? Un agente che lavora per la materia e per l'antimateria, perché può decadere, può fare disintegrazioni alla materia e all'antimateria. Però con la particolarità, come tutti gli agenti doppi, che lui ha una preferenza sulla materia e dal suo decadimento mette un piccolo eccesso di materia nell'universo. Dunque, quello che succede dopo il Big Bang è che tutta la materia, tutta l'antimateria disparisce con quell'eccezione del po' di eccesso che ha messo il neutrino. Questo po' di eccesso è l'universo che vediamo adesso. Dunque, noi siamo qua per questo soggetto inutile chiamato neutrini, o almeno questo che dice la teoria. La teoria dice questo, ma se questo è verità ci sono forme sperimentali di dimostrarlo. Bisogna fare un esperimento, tecnicamente è un po' lungo, dunque non faccio la descrizione, però sono esperimenti molto sottili che cercano di dimostrare l'esistenza di una reazione nucleare così strana che bisogna fare una condizione sperimentale veritablemente pazzesca. Su condizione che ci forza andare dopo di una montagna da un laboratorio sotterraneo. In Europa abbiamo il più grande laboratorio sotterraneo d'Europa, è a Gran Sasso, l'Italia, e il secondo è la Spagna, dove facciamo il nostro esperimento. Dunque, io ho passato gli ultimi 10 anni cercando di dimostrare che questa teoria è verità, che il neutrino è la sua e alla volta materia e antimateria. Secondo me tutto va bene, fa 10 anni che lavoriamo, tra 10 o 20 anni di più ce la facciamo. Dunque, il nostro lavoro si misura in viaggi a Itaca, come ho detto ieri. A Ulisse li prende 20 anni andare a Troia, fare la guerra e ritornare. Da noi si prende più o meno a fare un discopero che fa un po' di senso, 20 anni. Questo è quello che faccio io. E il secondo punto, un po' più pratico, della nostra ricerca, come anche sono sicuro che Lucio racconta, è sempre inutile e vanno fuori anche cose molto utili. Una delle cose che noi abbiamo scoperto cercando questi neutrini evanescenti è che possiamo disegnare un apparato per fare immagine medica più sensibile e meno caro che quelli che stanno in uso attualmente. Dunque, aspettiamo che da questi 20 anni che prendiamo per cercare di dimostrare questo fenomeno fondamentale, anche ce la facciamo per fare un mondo un po' meglio. È questo che faccio io. Grazie. Grazie. Bene, buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Allora, cosa faccio io? Appunto, è stato detto un po' dall'oratore. Allora, io sono uno strumentista, sono quella famiglia un po' più cacciavitare rispetto ai grandi fisici come Bersanelli o Anco. È un po' più cacciavitare perché mi sono dedicato tutta la mia carriera agli strumenti. Ho cominciato con la tesi, ho lavorato in realtà su fisica del plasma, sui tokamak, poi sono passato agli acceleratori. Perché? Perché mi ha sempre affascinato lentamente questa storia del sempre più piccolo. Fare delle cose sempre più grandi per andare a vedere sempre più nel piccolo. Sembra quasi una cosa contraddittoria. Eppure è così. Per riuscire a vedere bisogna estendere i nostri sensi. Per vedere il risveglio della coscienza, ho parlato prima di coscienza, la coscienza, non so se è vera, magari vengo smentito, ma non si mette in moto da sola. Penso che se un bambino rimanesse da solo, isolato, senza gatto, non si mette. Quindi si mette in moto perché con i sensi tocchiamo la realtà e la realtà ci impatta e risveglia qualche cosa in noi, risveglia l'io, la ragione è l'espressione, non è solo, ma è l'espressione dell'io. È una delle espressioni dell'io. Allora lo strumento, mi sono reso conto lentamente, è l'estensione dei propri sensi, quindi in qualche maniera è l'estensione dell'io, è ciò che permette di crescere all'io. Perché vedete, il fatto, adesso se per farla corta, andando al CERN 20 anni fa, ho fatto 20 anni nell'Università di Milano,
di magneti superconduttori, poi mi hanno chiamato il SER per fare l'acceleratore a LHC, ho costruito la parte più rilevante certamente di quelli, i magneti e i rivelatori Atlas e CMS, e io ho lavorato anche in Atlas, al magnete superconduttore di Atlas, hanno scoperto il bosone di Higgs. Allora uno dice, perché, cosa c'entra il bosone di Higgs col mio io? Ma cosa c'entra, per non dire la Gioconda, a me piace la Fornarina di Raffaello, del quadro, se non esistesse che il quadro avrei meno coscienza. Sì, una volta che tu accedi alla realtà, se immaginassi che non la conoscessi, perdi un po' del tuo io. La conoscenza diventa irrimediabilmente parte dell'io, dell'arricchimento dell'io. Saremmo tutti più poveri se non ci fosse il bosone di Higgs, o se non sapessimo che i neutrini hanno massa, come esattamente saremmo tutti più poveri se non ci fosse la pietà di Michelangelo. Saremmo tutti più poveri, il nostro io sarebbe minore. Allora mi sono reso conto e lentamente mi sono entusiasmato, un po' perché è l'unica cosa che so fare, devo ammetterlo, forse è più facile che risolvere equazioni, però, e quindi cosa ho fatto? Sono andato avanti in questo settore che si chiama superconduttività per fare strumenti. Io lo utilizzo, non studio la superconduttività in senso teorico, ma la utilizzo per fare strumenti, e la cosa meravigliosa è che insieme a questi strumenti, che è la prima ragione, che arricchiscono il nostro io, quindi fanno la cosa più importante, perché penso sia la cosa più importante, ci rendono più coscienti di noi stessi e del mondo, grazie al cielo, come dice il professor Amaldi, la fisica non è solo bella, è anche utile, hanno anche un'utilità immediata per noi, hanno anche un'utilità per il bene. Ma chi l'ha detto che il bello deve essere disgiunto dal bene? Anzi, io trovo che quasi sempre le due cose si uniscono. Perché oggi, vedete, andate a casa, spesso i giovani, chiedete ai vostri genitori o ai vostri nonni, ma qualcuno in famiglia è mai stato in un magnete superconduttore? Vi diranno di no. Ma se gli chiedete, qualcuno ha fatto una risonanza magnetica? Chi è andato dentro una risonanza magnetica? Quelle grosse, full body. Nessuno, tutti sani come dei pesi. No, qualcuno... Ecco, era quasi sicuramente un magnete superconduttore, il 95% sono magneti superconduttori, meno potenti ma del tipo di quelli che hanno fatto scoprire il bosone di Higgs, meno potenti, quindi, e in particolare tornando a Milano, sono andato in pensione l'anno scorso dal SER, ma grazie al cielo in Italia la pensione arriva mai, quindi che è quello che vogliamo noi ricercatori, perché? Perché il ricercatore, tra virgolette, è un po' una vocazione, un po' come il prete, non finisce mai. E quindi continui finché puoi, finché hai vigore, forza e capacità, no, questo è... tutti paventano l'idea di andare in pensione, nel nostro caso. Ecco, sto portando a Milano un po' una ricerca su adroterapia. Se andate a Pavia c'è il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica. Cosa vuol dire oncologica? Oncologica, cura dei tumori. Adroterapia, Large Hadron Collider. Usiamo le stesse particelle dell'LHC, che ci ha permesso di vedere il bosone di Higgs, gli adroni, per curare direttamente i pazienti, perché diciamo certi tumori sono radioresistenti a raggi X e possono essere però curati con gli adroni, protoni o specialmente ioni. Qui mi fermo appunto per dire che la fisica è un'avventura meravigliosa, primo per la conoscenza. Io che sono più un tecnologo dico sempre, il primo valore della ricerca è la conoscenza in sé e per sé. Però ovviamente per fare questo devo sviluppare degli strumenti sempre più complessi, e questi strumenti ci sono utili in un circolo virtuoso che poi ci permettono di aumentare il nostro io. Se non abbiamo gli strumenti non riusciamo a vedere. Se Galileo non avesse inventato il primo grande strumento, il cannone occhiale come lo chiamò, il telescopio, nel 2010 abbiamo fatto qui una mostra meravigliosa sugli anni proprio quando, che è l'inizio della scienza moderna, perché lì Galileo ci ha conquistato l'impero. Grazie a uno strumento ha potuto scrivere sul Sidereus Nuncius, ho visto cose mai viste prima, ma c'erano, non le vedevamo, ma pensate, non c'è bisogno di vedere una realtà per poter affermare che esiste. Questo qui è il bello, c'è, è lì perché noi la conosciamo. Grazie. Ecco, se possibile vi chiederei di insistere un pochino di più sul vostro percorso scientifico. Appunto tu, Lucio, citavi prima Amaldi, Galileo, che sono dei grandissimi della fisica. Per entrambi vi chiederei appunto se c'è qualcuno che avete incontrato, qualche vostro professore, qualche collega che avete incontrato da cui avete
imparato, che appunto vi è stato maestro, che penso sia un punto fondamentale, no? Che ieri dicevate appunto che non si lavora mai da soli, che si lavora sempre in team, specialmente in queste collaborazioni su grandi progetti fisici. Penso che si lavori anche seguendo qualcuno. È stato così anche per voi? Sì, certamente è stato così per me. È molto interessante questa domanda, nel senso che secondo me uno dei grandi privilegi della scienza è precisamente questo rapporto tra il maestro e l'alunno. Uno come scientifico fa la traiettoria completa, comincia per essere influenzato per quelli che gli insegnano e continua per cercare di insegnare. E questa cosa dà un senso alla carriera, dà un senso di unità a quello che uno fa. È un po' similare, secondo me, alla relazione tra i tuoi genitori e i tuoi figli. Quando sei giovane sono i tuoi genitori, quando sei più grande sono i tuoi figli. Nel mio caso concreto, Amaldi è stato uno di questi, perché ho lavorato con lui all'esperimento Delphi dall'anno 1990 a 1995. Però ci hanno stato parecchi, diciamo, potrei fare la lista completa, potrei dire qualcuna cosa diversa. Io, che non sono uno che crede negli angeli, invece mi sono trovato un angelo ogni 5 anni della mia carriera. Per quello sono bravo a non credere negli angeli, perché veramente è difficile avere un'ostinazione come la mia. Sono arrivato al CERN nell'anno 1983 come studente di estate, spagnolo che non conosceva nessuno, e mi sono trovato con Peterson de Reger, un svizzero che parlava 9 lingue, in particolare l'spagnolo, che mi ha detto: tu potrei parlare in spagnolo con me, mi fai il favore? Dunque, lui mi ha portato di la mano per gli anni della mia tesi dottorale. Una volta che lui è finito, mi sono andato a Stati Uniti, a California, dove sono arrivato una volta, una mano avanti, un'altra indietro, un altro angelo lì, e così ogni 5 anni. Dunque, c'è una cosa abbastanza miracolosa per uno che non crede nei miracoli. Questo posso dire della mia relazione con i miei professori, con il mio, mi hanno venuto sistematica e miracolosamente per almeno 20 anni quando aveva bisogno di loro. Per quello adesso io provo di essere un po' l'angelo per quegli studenti miei. Intanto grazie della domanda, perché appunto l'avevo saltata prima, ma mi fa dire una della cosa che mi preme tanto. Allora, io posso dire che se dovessi dire singolarmente cos'è la cosa più importante che mi ha aiutato di più nella mia carriera scientifica, è stato il seguire. E starei per dire tutti, un po' per formazione, per cultura, per insegnamento dei miei amici, perché mi sono seguendo questa regola ho imparato. Ed è la cosa più bella, perché imparare non si finisce mai. Allora, per me sono stati maestro, ad esempio, anche, non penso sia stato un genio della fisica, chi mi ha seguito nella mia tesi di laurea in fisica, e lo seguivo, lasciatemi dire, non era una persona particolarmente simpatica umanamente, eccetera. Eppure, poiché era il mio professore di laurea, di tesi, l'ho seguito e ci ho guadagnato. Poi, ecco, qui faccio un nome. Intanto il professor Resmini, a cui è dedicato il laboratorio in cui lavoro adesso a Milano, il laboratorio LASA, morto tantissimi anni fa, morto giovanissimo, sono stato con lui solo 2 anni, però intanto gli sono grato perché mi ha chiamato e mi ha dato il posto. Come dicevo ieri, la pagnotta alla fine conta sempre. Ma non è solo quello, lui, a parte che era un grande carattere eccetera, ma veramente fatto male lo strumento. Lui era un fisico nucleare, ma era diventato un grande acceleratorista, e mi ha insegnato una cosa. Mi disse una volta, guardando un apparato: no, ma Rossi, deve essere bello, perché se è bello magari può anche non funzionare, ma se è brutto è sicuro che non funziona. Cos'è questo aspetto? Io cos'è che ho ritenuto? Ho ritenuto una cosa, che c'è un aspetto estetico non banale nelle cose, nello strumento. Guardate come è fatto l'LHC, questa teoria di magneti, uno uguale all'altro, eccetera, o Atlas, queste enormi cattedrali. Sono veramente, lo si parlava ieri, un po' come le cattedrali. Ecco, c'è un aspetto di bellezza nello strumento, perché è fatto da noi.
e questo qui me l'ha veramente passato. Poi l'altra grande cosa, certamente una persona da cui ho molto imparato è il project leader dell'LHC che mi chiamò al CERN, britannico, gallese, molto empirico, molto concreto, che è arrivato anche, c'è stato un dialogo personale, è arrivato anche a dirmi: ma tu perché credi? Come dire, lo faceva quasi arrabbiare, no, che ci fosse, ti stimo così tanto perché credi? Eccetera. Quindi è arrivato anche in un dialogo personale. La cosa che ho imparato da lui è essere attento al particolare, ovviamente con uno sguardo speciale, senza farsi succhiare dal particolare, ma al particolare, al dettaglio delle cose, ma avendo in mente il disegno generale. Io questo l'ho visto, come andavo a fondo dei problemi, però avendo in mente il quadro completo di tutto il progetto. Io questo ho capito, e da lì ho capito che la cosa più importante è l'insieme, ma l'insieme vive nel tuo particolare, non puoi tralasciare un particolare, perché altrimenti alla lunga l'insieme crolla. Questi qui forse dal punto di vista professionale proprio sono stati le due persone che mi hanno, diciamo, che sono stati i miei fari. E poi dal punto di vista culturale ci ho mai lavorato, ma si parlava prima il professor Amaldi, il professor Ugo Amaldi, il figlio del fondatore del CERN, che è una persona di carattere eccezionale e che, non dimentichiamo, è stata la persona che ha portato in Europa l'atroterapia. Veramente, se oggi tante persone, 6.000 persone all'anno in Italia vengono curate con l'atroterapia, e probabilmente un 20-30.000 in Europa, soprattutto, non solo, ma certamente è grazie all'opera meritoria del professor Amaldi, che ha fatto l'esperimento Delphi che diceva, ma poi gli ultimi 30 anni si è dedicato alla medicina. Grazie. Prego, c'è spazio adesso per le domande. Buongiorno, volevo chiederle che importanza ha. Perché è così importante la scoperta del bosone di Higgs e perché quali sono le caratteristiche che un superconduttore deve avere e quindi le difficoltà nel realizzarlo? Grazie. Io provo a accennare una risposta, poi il professor Cadenas certamente la dice meglio di me. Comunque, il bosone di Higgs è importante per un motivo molto semplice, perché quando 50-60 anni fa si sono trovate tutte le particelle, molte particelle elementari, ce ne sono state anche dopo, allora io la dico così, da sperimentalaccio, allora, sono elementari, dovrebbero essere un po' tutte uguali, sì, un po' diverse ma anche un po' uguali, invece si è visto una proprietà variava in maniera fantasmagorica, c'era in poche parole più di un fattore, un miliardo del valore di massa tra i neutrini, per dirvi, o gli elettroni, che allora si pensava fossero più leggeri, e il quark più pesante. Ma se sono elementari dovrebbero essere, già sono puntiformi, in qualche maniera dovrebbe essere vicine, non si capiva perché. Allora, 60 anni fa, pensate, non da poco, 60 anni fa, nel 1961, il professor Higgs, che è quello più famoso, ma altri due professori, Braut ed Englert, Englert ha preso il Nobel con Higgs, Braut no, ma solo perché è morto, l'avrebbe meritato, fatto l'errore di morire prima, quindi non ha dato il primo nome. Ma in realtà altri tre scienziati sono arrivati 3 mesi dopo, hanno tutti fatto un'ipotesi che esistesse un cosiddetto campo sintetizzato nella particella di Higgs. Allora, perché è importante? Perché questo campo, questa particella, dà la massa, spiega la massa fondamentale. Il grosso della massa è energia, ma spiega la massa fondamentale, quella intrinseca dei quark, del singolo quark. Poi quando i quark stanno assieme l'energia del protone è data essenzialmente dall'energia di legame, ma senza l'energia di base dei quark non c'è la massa, non c'è la massa, non c'è la gravità, non c'è niente, come tante altre cose, senza neutrini non c'è niente. È incredibile quante cose sono essenziali, tutto è essenziale, tutto. Però il bosone di Higgs è stata una cosa che avete capito perché è importante. Io lo dico dal punto di vista culturale, pensate, una proprietà fondamentale, la prima che ci colpisce di più delle particelle, quando diciamo le qualità delle particelle, la prima che diciamo è la massa, poi diciamo la carica elettrica, la massa. Pensate, questa qualità non è intrinseca, è una qualità di relazione, perché la massa non è una proprietà intrinseca, è relazionata rispetto al campo di Higgs, Englert, Braut, eccetera, insomma al bosone di Higgs, chiamiamola corta, è un po' sbagliato, me lo permetti, dico così. Ecco, è una proprietà di relazione, a me una cosa fa molto pensare.
La seconda parte della domanda è sulla superconduttività. Andremo complicato perché qua è la mia specialità, vi tiro lungo. Cerco di essere breve. La superconduttività è un fenomeno meraviglioso che dovrebbe apparire a temperatura zero, allo zero assoluto. Invece, per qualche motivo, compare prima, però molto vicino allo zero assoluto, a meno 269 gradi, per alcuni superconduttori adesso solo a meno 180, diciamo, però a temperature bassissime, in cui succede che due elettroni si mettono assieme. Dai, lo sapete tutti che due elettroni non possono stare assieme, perché hanno carica elettrica uguale, si respingono. Ma allora come fanno a stare assieme? Evidentemente c'è un'altra forza complicata, non è una forza fondamentale, non è una delle quali, non è la gravità, la forza elettrica li respinge, però è una forza mediata dal reticolo, cioè da tutti gli altri elementi. Di nuovo, una proprietà di relazione, non è una forza intrinseca, non è una delle quattro forze fondamentali, gravitazionale, elettrica, debole o forte, sono le quattro forze fondamentali. No, è una forza che viene, qui potete chiedere al professor Mambretti, che è molto bravo, che essendo un teorico solidista, eccetera, ma una forza che viene dovuta all'insieme delle altre particelle, si comportano in maniera tale che tengono insieme gli elettroni. È meraviglioso, pensate, nel rumore termico, lasciatemi dire così, che costituisce, di cui è fatta la materia, la mia ciccia, siamo a circa temperatura ambiente, gli atomi di cui sono composto si muovono. Pensate, due elettroni stanno assieme in maniera molto tenua, come se due amici stessero assieme, uno da una parte di Milano e l'altro dall'altra parte di Milano, chiamandosi. Dentro il rumore della città riescono a sentirsi, a stare assieme. Stanno, lo dico per chi ha l'idea, 6.000 catene atomiche distanti un dall'altro, 6.000 emtron, diciamo così. Cioè, a questa distanza riescono a stare assieme e ad andare insieme. Fenomeno meraviglioso che è il crisma della meccanica quantistica. Oltre non vado. Chiamato in causa. Per dito perfetto. No, non dico io, non ho niente di più da dire. Fantastica la spiegazione che ha dato. Dai. Prego. Ok, mi sentite, no? Allora, io siccome faccio filosofia, chiedo già perdono per una domanda che vorrei farvi sui quelli che si chiamerebbero i massimi sistemi, però siccome io sono sempre stato affascinato dalla fisica, vorrei chiedervi questa cosa, anche in prosecuzione su quello che già si diceva adesso sul bosone di Higgs, eccetera, che cosa può dire la fisica, cosa riesce a dire la fisica sulla natura ultima della realtà o sull'origine, appunto, il Big Bang, o la famosa domanda che magari i comuni mortali si pongono, cosa c'era prima del Big Bang. E quindi la mia domanda è, il bosone di Higgs o i neutrini, che cosa ci dicono, appunto già è stato detto un po' all'inizio sui neutrini, ma cosa ci dice sulla natura ultima della realtà? È una domanda che è un po' un'appendice. Questo per voi personalmente ha qualcosa a che fare con la domanda di senso? Quindi è chiaro che non sono la stessa domanda, la domanda sulla natura ultima della realtà è la domanda di senso personale, ma la fisica ha un nesso con questo? Non lo so, ve lo chiedo perché sono molto incuriosito da questo. Quindi bosone di Higgs, neutrini, natura ultima della realtà, origine della realtà e domanda di senso anche per voi personale. So che è una domanda, appunto, chiedo già perdono. Mi piace molto la domanda del filosofo. Io sono filosofo e domando a lei, signori, per tutto. Lui ha fatto la domanda a spiegarmi tutto che c'è. Molto abbiamo un po' di tempo, possiamo farcela. Diciamo, io comincio per la parte facile e dopo le lascio a Lucio la parte più difficile. La parte facile è che cosa ci dice la fisica su cose che non sono fisica. Per esempio, che c'è prima del Big Bang. La fisica dice niente su questo. È logico, è naturale, è bello che dici niente. La fisica sa quando si deve fermare. Quando c'è il Big Bang? Il Big Bang crea il spazio-tempo come lo conosciamo e noi cerchiamo come pazzi di capire che è successo
nel primo millisecondo, nel primo microsecondo, nel primo nanosecondo dell'universo. Però nel nanosecondo di prima non abbiamo niente da dire, perché non c'è universo, perché non c'è fisica come la conosciamo. Dunque la scienza calla per umiltà, perché non siamo così arroganti come per dire capiamo una cosa che non abbiamo gli strumenti per capire. Attenzione, certo che noi scienziati ci piace anche speculare come teologhi. Dunque facciamo la teoria del multiverso, che è una bella teoria teologica, non scientifica, dove diciamo, oh, pure prima del Big Bang ci sono parecchi universi, ognuno genera un universo diverso, tutte quelle idee meravigliose che a me mi piacciono molto, però che non hanno possibilità, almeno non oggi, di confermazione sperimentale. In scienza, se non posso confermare, non c'è almeno la possibilità teorica di confermare sperimentalmente quello che dico, non è scienza. Può essere pensamento motivato dalla scienza, che può essere anche molto bello, però non è una teoria scientifica, è una teoria teologica, dove io utilizzo il mio intelletto per speculare su cose che il mio intelletto arriva, però il mio metodo scientifico no. Dunque, queste sono le due cose che io volevo dire, che è la parte facile. La parte più difficile se la passo. Beh, intanto vorrei dire, sono d'accordo completamente. Se devo pensare, se ha una funzione la fisica di legame con questo, è che come tutto, ma come l'arte, come la bellezza, eccetera, ti risveglia questa domanda. Un vero, secondo me, un vero ricercatore, ricercando, perlomeno si deve chiedere, ma questa ricerca è fine a se stessa? Ne parlavamo a pranzo ieri e dicevo, mi sono sempre stupito in 20 anni al CERN, anche se poi non è proprio così, dove però al CERN spendiamo circa 1 miliardo dei vostri soldi, che non è tanto, è molto meno, i militari ne spendono molto peggio e più di più, però all'anno, per scoprire dei pezzi di verità, ed è molto raro che ci si faccia la domanda, ma questa verità, questi pezzi di verità hanno a che fare con una verità più grande, con la V maiuscola si potrebbe dire, qualsiasi essa sia, che sia appunto è strano, eppure non, cioè siamo tutti impegnati nel nostro particolare, direbbe Machiavelli, e manca questa visione d'insieme. Ma perché? Perché è una mancanza dell'io, secondo me è una mancanza di educazione dell'io, lo trascuriamo l'io, noi tutti trascurando l'io in fondo abbiamo quasi paura di questa domanda, perché questa domanda è impegnativa, perché se te la fai sul serio capisci, come diceva Pascal, che poi sei incastrato, una risposta la devi dare, in realtà la dai anche decidendo di non pensarti, però non è cosciente. Pascal diceva, siete incastrati, devi, ecco, quindi io penso che esattamente come lui, però ci voglio mettere una cosa in più, se permetto, che è questa, dalla mia esperienza, e qui è libertà, non è lo scienziato, o meglio, è lo scienziato in quanto persona, oh, chi fa scienza è un soggetto alla fine, mica un robot, se no la scienza la farebbero i robot, appunto, le macchine, eccetera. Ecco, a me sembra che tutto questo ordine fantastico, anche il fatto che ci possiamo porre questa domanda, mi sembra che la sorgente di tutto questo non possa essere una meccanica, ecco, la meccanica quantistica o la relatività, per dire le due grandi, poi cercando di mettere assieme ancora di ricerca, non può essere una cosa meccanica, mi sembra che sia più ragionevole, più potabile, direbbero i francesi, scusate il francesismo, ma insomma più digeribile, affermare che tutto questo sia dovuto ad una intelligenza originale, ad una razionalità originale, ad una persona iniziale, questo qui, che è quella della nostra tradizione, quella che dice, che diciamo, però ecco, mi sembra più ragionevole, non c'è nessuna, però il fatto stesso che questa domanda si susciti, mi sembra veramente strano che questa domanda si susciti sul nulla, ecco, mi sembra meno ragionevole, quindi è una questione di, non di razionalità in senso stretto, ma di ragionevolezza, che però è importante, anche noi scienziati, quando ci manca il resto facciamo l'ipotesi più ragionevole e proviamo a scommettere su quella e poi, come diceva lui, andiamo a vedere se è vero o no. Io voglio dire una cosa interessante qua, al caldo di quello che ha detto lui, mi rischio un po' qua. Secondo me c'è una cosa che la scienza moderna ci ha dato a tutti, è il regalo di capire le dimensioni del gioco. Spesso si dice
che la scienza moderna ha ammazzato Dio, e può essere un po' verità. 200 anni fa, 400 anni fa, 500 anni fa, all'età media diciamo, 1000 anni fa, quando il mondo delle cattedrali, che portiamo tutto l'incontro parlando delle cattedrali, quanta questa gente pazzesca, innamorata e folle e geniale facevano le cattedrali gotiche. In certo senso era facile credere da un Dio, non c'era ancora la teoria dell'evoluzione, non c'era ancora la cosmologia moderna, il mondo era piccolo, era il pianeta Terra, c'era il cielo, dopo c'era l'inferno, basta, punto. Su questo mondo piccolo la presenza di un Dio benevolente era quasi naturale. In certo senso uno dice, ah, va bene, è venuta la scienza moderna a dire, non c'è il pianeta Terra con il Sole, no, no, questo è un pianeta qualche sia, di una galassia qualche sia, di milioni, di miliardi di galassie, da un tempo qualche sia dell'universo. Allora, abbiamo diventato irrelevanti in qualcun senso di colpo, no? Questo è un effetto. L'altro effetto è venuto la teoria dell'evoluzione a dire voi, ma c'è il prodotto azzaroso della evoluzione naturale. In questo senso è vero che la scienza ha detto attenzione che non è così facile raccontare l'istoria del Dio, di questo Dio generoso e benevolente, di questo mondo piccolo. Però lasciamo fare la storia contraria. Nel mondo piccolo dell'età media tutto era quasi abituale, il Dio che si credeva era uno come praticamente come il fratello grande, come il grande papà. Adesso noi viviamo da un universo incredibile fatto da 10 alla 22 galassie, stelle. Capiamo che stiamo da un tempo preciso, concreto, dalla storia dell'universo dove la coscienza è possibile. Un po' di tempo prima, quando l'universo era troppo freddo, non poteva avere coscienza. Un po' di tempo dopo non può essere cosciente neanche. Dunque, questo universo gigantesco può essere vuoto di Dio. Non sono io che viene qua a dirci voi avete Dio, tranquilli. Però, allo stesso tempo, ci sta dimandando responsabilità. Non viviamo di più da una piccola aldea globale. C'è un miracolo che siamo qua. Io che non credo né miracoli né negli angeli, come avete visto, credo anche negli angeli che si trovano al mio cammino, e nel miracolo di essere da un momento preciso dell'universo dove la coscienza è possibile. Per quello la mia conclusione, non siamo qui per scherzare, non siamo qui per guardare l'iPhone. Qualcuna ragione, qualcuna necessità di cerca è necessaria. Questo siamo tutti noi di accordo, infatti. Salve, no, a me colpiva quando il prof Rossi prima parlava del particolare. Non sento, si sente male. No, dicevo che a me colpiva prima quando il prof Rossi parlava del particolare in relazione allo scopo generale delle cose, no? E cioè io sto finendo la triennale di fisica e mi sono accorto che negli esami, soprattutto teorici, che ho fatto, spesso prevalevano il perdersi nei dettagli, no, delle cose, perdendo anche lo scopo cioè per cui facevo le cose, no? Quindi volevo chiedere proprio come fosse possibile mantenere questo sguardo e anche non farsi prendere dalla fatica, no, nel guardare tutti i dettagli che a volte nascondono anche lo scopo finale per cui si fanno le cose. Grazie, però è difficile darti una risposta. Posso solo dirti, se tu vuoi correre 100 metri, cosa fai? Ti alleni? Mi senti? Se corri 100 metri, ti alleni. Penso che bisogna allenarsi. Come ci si allena? Stando con delle persone che questa diciamo, sguardo ce l'hanno. Cioè, come dire, il punto è questo, vorrei solo... Anche perché è una cosa che è vera nella scienza, è vera nella vita personale. Del resto, più vado avanti, ormai
sono il più vecchio qui, posso dirlo, più vado avanti più mi accorgo che quello che è vero nella scienza è vero anche nella vita di tutti i giorni, ma perché deve essere in contraddizione? Noi non viviamo, la scienza è un'attività umana, quindi come tutte le attività umane alcune caratteristiche. Allora, la cosa vive nel particolare, è come una legge fisica, se non spiega il particolare la legge non la spiega, eppure la legge fisica è molto di più del particolare. Se Newton, adesso per rimanere una cosa di verità, non spiegasse questo microfono che cade, non varrebbe più istantaneamente, eppure è molto di più del microfono che cade. Quindi non saprei come dirlo di più, però solamente seguendo il particolare con questa domanda del coso generale, della visione generale, il particolare, come dire, rendi giustizia al particolare. Se tu continui a studiare le tue equazioni o fai le cose così, senza chiederti anche che cosa servono, senza avere un po' di visione, non dai giustizia all'equazione lì. È come risolvere l'equazione delle onde senza avere in mente che è grazie a questo che tu mi stai sentendo adesso, perché un campo magnetico ed elettrico si inseguono oscillando uno con l'altro. Capisci? Com'è che si impara questo? Allenandosi. Non c'è niente da fare. Torniamo un po' alla domanda di quali sono stati i tuoi maestri. C'è niente da fare. Se dovessi dire alcuni della mia esperienza cos'è la cosa più importante, starei per dire il seguire. Se dovessi riassumere la mia esperienza di fisico e di persona, anche di fisica, non solo come persona, la cosa più importante è, per usare una parola desueta, è la sequela. Niente più importante, perché alla fine tutto, l'abbiamo visto prima, anche il linguaggio, il bambino, se non lo alleni ha una potenzialità enorme, ma se non lo alleni, quindi seguire è incredibile. Seguire ovviamente con l'intelligenza, con l'io, per far che sia l'io, è forse la cosa più importante. Ok, io volevo solo chiederti questa curiosità. Allora, sostanzialmente conosco un po' l'acceleratore di particelle, comunque volevo chiedere, sono perito elettrotecnico e sono stato all'acceleratore di particelle del CERN. Sono stato all'acceleratore di particelle del CERN, sono perito elettrotecnico. Ho studiato un po' la criogenia e il vuoto, quindi il vuoto. Quindi volevo chiederti, quando attivate l'acceleratore di particelle, che è sempre attivo, ma il magnete, volevo chiederti a quanti volt lo portate per imprimere la velocità all'elettrone e che vuoto fate, perché so che per una camera da vuoto, per fatto esperimento sul dato liquido, sono dovuto andare a 10⁻³, ho dovuto usare una pompa molecolare. Quindi volevo capire bene a quelle portate, a quelle tensioni, a quegli esperimenti, cioè quanta potenza dovete usufruire, che insomma che impegno ci vuole su quella cosa lì. La domanda un po' tecnica, però cerco di essere rapido. Allora, che vuoto facciamo? Questa domanda non è 10⁻³, in termini tecnici si dice 10⁻¹, 10⁻¹ millibar, che è un vuoto molto spinto, si può fare anche 10⁻½, ma qui parliamo di una camera di 27 km per due, che sono due camere. Allora, è tanto e poco, chi è che lo dice? È tanto e poco, credo Crozza imitando qualcuno, però sappiate, è il vuoto che c'è nella faccia nascosta della Luna. Tra le stelle c'è un vuoto molto migliore, tra le galassie del nostro amico Berselli c'è un vuoto molto molto più forte, non ce la facciamo mica a togliere la materia, quindi è un vuoto spinto, ma ancora ci sono tante molecole, però è un vuoto spinto. Per dar l'idea, vuol dire che c'è la densità di molecole è un milionesimo di miliardesimo di questa qui, dell'aria. Però ci sono ancora tante. Se vai tra le galassie è molto più vuoto. Quindi questa qui è l'altra. L'altra cosa, la potenza che dicevi che ci voleva per l'acceleratore, consumiamo circa 200 megawatt. Via, così abbiamo detto. Ma grazie alla superconduttività. Senza la superconduttività consumeremmo circa 1100 megawatt.
quindi quanto una centrale nucleare. Senza la superconduttività avremmo dovuto, oltre all'LHC, farci una centrale nucleare che costa come più dell'LHC, in più inquina, sporca, in Svizzera non si può farla andare perché gli svizzeri ci misurano anche quanto scaldiamo l'acqua dei ruscelletti, perché sai, se no quel tipo di raganella sparisce, quindi sono molto ecologici, quindi non potremmo, meno male che i nostri padri ci hanno pensato. Sì. Prego. Lui ha ragione quando parla di queste cose, bisogna fare attenzione a Svizzera. Quando facevamo un esperimento di neutrini 20 anni fa, volevamo inviare, non so se ti ricordi, volevamo inviare il fascio di neutrini da una catena montagnosa un po' lontano di Ginevra, e il fascio doveva passare per i campi degli agricoltori svizzeri. Mamma mia, ci hanno fatto un casino della Madonna, e questi erano neutrini. Al punto che il direttore ha detto: io faccio passare il fascio dei neutrini per il mio ufficio, se volete. E comunque non volevano questi, no, i neutrini erano pericolosissimi. Moltissimi anni fa, ne sono passati 30, ho dedicato una parte della mia tesi di dottorato a Shannon, quindi all'applicazione dell'entropia alla teoria dell'informazione, arrivando a un paradosso dal quale non sono mai andato avanti, e cioè se la sorgente di una informazione è complessa, la complessità tende a un valore infinito, diventa totalmente imprevedibile il complesso dei fenomeni all'interno di quella complessità. D'altra parte, se la sorgente è semplice, non si determina la complessità. Allora, dopo una vita di ricerche, voi siete arrivati alla conclusione che la realtà è prevalentemente complessa o è prevalentemente semplice? E se è semplice, come? E se è semplice, da dove deriva la complessità? Grazie. Questo meeting è pericoloso, ci sono alcuni terroristi. Perché non possono dimandare cosa sono le neutrini, come interagiscono i neutrini? Perché non possono, come si fa? Perché sarebbe viene con queste semplice questioni? Questo è terrorismo puro. Infatti è una domanda che mi sembra cruciale in questi meeting. Perché come di solito, almeno secondo me, la risposta non è banale. La realtà, quando uno lo guarda dal punto di vista delle particelle elementali, sembra essere ostinatamente semplice. Uno dice: va bene, ci sono quarks, ci sono leptoni, un po' di particelle, qualcuna interazione. Infatti sono tutti questi teorici arroganti che vogliono fare una teoria of everything. Dunque facciamo una teoria che lo descrive tutto. Dunque, prima risposta a voi: la realtà è semplice, finiamo. Però queste particelle semplici, banalmente semplici, se direi, hanno interazioni che diventano più complicate nell'atomo. Ma già nel nucleo atomico tutta quella bellezza dei quark disparisce e troviamo questa follia della fisica nucleare che non si capisce niente. Dopo abbiamo la fisica atomica, dopo viene la fisica molecolare. Adesso io lavoro per i nostri esperimenti con chimici. Questi chimici hanno un discorso dove non ce la facciamo per descrivere quello che loro hanno in i nostri termini. Dobbiamo cambiare il linguaggio, perché c'è un altro livello di complessità che viene da quello semplice, però che quel discorso semplice non ce la fa per descriverlo. E qui stiamo ancora alla chimica. Dopo viene la biologia, e dopo la biologia viene questi che parlano del cervello umano e dell'intelligenza. Dunque, la interazione progressiva di elementi semplici, no? Creano una realtà incommensurabilmente complessa. E quello che è interessante è che tutto quello che noi cerchiamo di fare è trovare i livelli di descrizione. Alla fisica io posso parlare come un fisico di particelle e descrivere come vanno i neutrini, però il mio linguaggio dove cambiare per parlare di fisica nucleare, cambiare un'altra volta per parlare di chimica, parlare un'altra volta per cambiare di biologia, cambiare alla fine per cambiare della coscienza. Per quello l'universo sono le due cose allo stesso tempo, infinitamente simple e infinitamente complesso. È una maniera, come vedete,
di avvocato devi dare una risposta sì e no. Ha già detto tutto l'avvocato, quindi vorrei solo aggiungere, sentirei così, ma per le mie parole, per la mia espressione culturale direi, è vero, la realtà è fatta di cose semplici, ma di relazioni che diventano sempre più complesse. La relazione, nella relazione sta la complessità. Ed è una cosa, secondo me, meravigliosa, perché vuol dire che, certo, la particella da sola dice poco, anche l'io, la sua complessità, certo l'io è complessissimo, però è nella relazione che diventa infinito, che l'io anche si scopre complesso, secondo me. Quindi la relazione fa parte, starei per dire, della definizione della particella. Come dicevamo prima, la proprietà fondamentale della particella è una relazione, è una proprietà di relazione, incredibile questo. Sono sicuro che alla lunga si troveranno che anche le altre proprietà saranno così, ma questo è un mio guess, nessuna prova, però di relazione. Secondo me questo qua fa il simmetrico con l'aspetto umano, dove la relazione aiuta a definire l'io. L'io è l'io, insondabile, eccetera, però la relazione non è una cosa aggiunta. Ecco, questo che voglio dire. C'è spazio per un'ultima domanda? Vabbè. Certo che se è complessa la materia, il primo organismo vivente è di una complessità spaventosa. Il cervello ancora di più. Una delle cose che mi colpisce molto è che adesso forse il metodo di indagine che viene usato di più da tantissimi è la risonanza magnetica funzionale. Solo che poi adesso ci si rende conto che più di tanto non può dare, allora si applicano dei modelli matematici, con cui statistici fondamentalmente, dove si comincia a vedere se confrontando un determinato punto con tutti gli altri qual è quello che funziona meglio. E in tutto questo io da medico, da biologo eccetera, mi perdo. E mi domando, ma sarà utile? Ci porta da qualche parte tutta questa applicazione matematica, statistica, eccetera? E qualche volta riesco a capirlo dalle conclusioni, un recente lavoro che ho dovuto referare sulla SLA faceva vedere che il malfunzionamento si spostava da una parte all'altra in regioni che non c'entrano nulla con la motilità. Per cui, insomma, mi è sembrato veramente astratto. Però volevo chiedervi, appunto, dal punto di vista del metodo scientifico, come si fa a capire la sensatezza di una ricerca, non so se sono riuscito a spiegarmi. Io provo a rispondere, se ho capito bene la domanda, di vedere il metodo scientifico come fa per controllare la correzione delle ipotesi che si fa. Il metodo scientifico è praticamente è quello che fa per definizione. Diciamo, il metodo scientifico quello che fa è dire fammi fare esperimenti. Lucio diceva io sono sperimentatore. Senza loro, anche io sono un po' così, incidentalmente. Senza l'esperimento non c'è niente. La base fondamentale è quando il pensiero occidentale cambia. Cioè i grechi 2500 anni fa erano furbi, attenzione, si sono messo a pensare, hanno detto questi dei capricciosi degli grechi vecchi, questi non esistono, c'è gli atomi, però loro non avevano ancora fatto il metodo sperimentale perché non facevano esperimenti, invece Archimede già fa esperimenti, però bisogna aspettare a Galileo davvero per dire io faccio un esperimento o una teoria o una formulazione matematica. La formulazione matematica sono molto attrattive, però possono sbagliare. Il metodo sperimentale è quello che ti fa, tu fai la teoria matematica, io faccio l'esperimento, vediamo se questo confronta. È un gioco, è un gioco continuo, è un gioco di amore. Ci sono di volte che sono i teorici che dicono tu dovresti guardare lì. Gli sperimentali guardano e trovano spaventati che la matematica ha detto la verità. Il grande esempio che a me mi piace più è l'equazione di Dirac. Lui guarda la sua equazione e dice, secondo la mia equazione, bene sbaglio io, ci sono soluzioni di energia negativa, però io non sbaglio perché sono Dirac.
bene ci sono l'antimateria, però l'antimateria a 1900 un po' non si capiva, non, c'era un assurdo. Lui dice non c'è problema, c'è l'antimateria, lo dice la mia equazione. E arriva uno, Anderson, e trova l'antimateria. De volte è lo contrario, ci sono uno che giocano con le sue antenne e trovano il rumore di fondo che manca tutta la cosmologia moderna, un tipo che stava facendo, cercando di misurare un'altra cosa. Questo è anche un miracolo della nuova scienza, la capacità di che la tua matematica ti dà un linguaggio che ti permette di speculare su come è la realtà, però la capacità di fare esperimenti che dici che cose sono buone, che cose non sono buone, dove devi andare. Questo è il metodo, secondo me. Però per uno che non crede ai miracoli lo utilizzi parecchio la parola. No, non ho niente da aggiungere, solo una cosa un po' più strumentale, visto che sono un po' più strumentista. Penso che la potenza dei modelli c'è, però per come la vedo io, per quello che l'ho visto io applicare, che poi ho 30 anni che non faccio una riga di software, quando ero giovane i primi 10 anni, adesso 30 anni, 40 anni, però mi sembra che dovessi sempre verificare non solo la capacità di spiegare cose, perché quello lì, sai, tunando i parametri ricci sempre, ma la capacità di predire. Questo qui è il vero crisma che un modello funziona, che porta qualcosa di nuovo. Perché io ho sempre visto che vedo i nostri fisici delle alte energie, quelli del CERN, hanno 24 parametri, è giusto una manetta, è giusto l'altra, anche quelli di Bersanelli, è giusto una manetta, è giusto l'altra, prima o poi. Funziona. Ma la capacità di predire, quello è il crisma che veramente. Che veramente il modello funziona. Questo è quello che sentirei di dire. Mi sa che è scarico. Per quello che dice Lucio, c'è una storia veramente bella sul neutrino. Quello che ha inventato il neutrino, Pauling, era un gran fisico teorico, e lui lo ha fatto perché c'era l'unica maniera di spiegare un risultato sperimentale. Però questo risultato sperimentale domandava inventare una particella. E lui era spaventato dicendo, Dio, ho inventato una particella che non si può detettare. Questo un fisico teorico non lo deve fare. Nessuno gli ha detto, quelli del CERN, non fare questo, perché quelli inventano particole che non si possono detettare. Ogni giorno, 20 di quelle. Quelli supersimmetrici inventano un colpo completo di particelle nuove ogni settimana. Grazie. Grazie ai nostri ospiti per il dialogo così denso e ricco che abbiamo avuto oggi. Credo che appunto sia una cosa preziosa poterli incontrare e poter dialogare con loro, e che forse alla fine di questa chiacchierata appunto non sono soltanto gli scienziati, gli specialisti del settore a uscire dicendo ho capito un po' di più che cosa significa che il soggetto fa ricerca, ma forse tanti di noi sono stati toccati e hanno avuto come un po' più di orizzonte su che cosa significa dire io. Io adesso devo fare una cosa molto spiacevole, cioè invitarvi a uscire abbastanza celermente. Vi ringrazio ancora e vi invito all'incontro di questa sera con Marcello Massimini alle ore 21, che è pieno, però provate lo stesso a trovare modo di ascoltarlo perché ne vale la pena. Grazie ancora.